una lavorazione antica per un prodotto attuale. Caputalbus produce Falanghina di Essire, Aglianico Quercus Domina e Illunis. Caputalbus è in via Piana a Ponte, Benevento, telefono 0824 876446, www.caputalbus.it. Obiettivi chiari e orizzonti ben definiti? Ottica Moda Sole, ad esempio. Per chi vuol vedere bene, a Benevento, Ottica Moda Sole di Gianni Balestrieri. Occhiali da vista e da sole, lenti a contatto da vista ed estetiche, contattologia. Ottica Moda Sole, il carattere delle grandi marche, la professionalità e l'esperienza di chi ti consiglia solo il meglio. Ottica Moda Sole di Gianni Balestrieri, sguardi di bellezza. Ottica Moda Sole è in via Bartolomeo Camerario 22 24 26 a Benevento. Infoline 0822 4 19 00 681. Prima fiera città di Cervinara, 29 e 30 maggio 2010. Gastronomia, prodotti tipici locali, collezionismo, antiquariato, ceramiche, esposizioni d'auto d'epoca. La fiera si svolgerà ogni quarto weekend del mese per tutto l'anno. Simpatiche sorprese e giochi di intrattenimento saranno riservati ai piccoli ospiti. Prima fiera città di Cervinara, 29 e 30 maggio 2010. Info al 333 4329 482 e 393 00 0650. Ogni evento diventa magico con Orzelleca Premiazioni. A Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Da Orzelleca Premiazioni, trofei, coppe, targhe, insegne, bandiere, cadeau, medaglie, pergamene, gagliardetti, segnaletica e souvenir. Orzelleca Premiazioni è anche bomboniere, regali e riproduzioni di antiquariato. Con Orzelleca Premiazioni rimetti a nuovo la tua targa in ottone con 10 euro in sole 24 ore. Orzelleca Premiazioni a Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Telefono 0824 21 53 5 www.orzelleca.it. Puoi gridare, scrivere il tuo nome sulle nuvole, puoi fare mille cose per farti conoscere, ma su Radio Città ti fai sentire forte, fortissimo! Piace, diverte, informa e conquista, fa sapere a tutti chi sei, è la nostra pubblicità! La pubblicità di Radio Città, per far sapere a tutti chi sei. Radio Città segnale orario. Le 19 e 7 minuti. Buonasera dalla redazione, in studio Nicola Commisso, in primo piano l'economia. La ministeriale dell'OCSE, presieduta dall'italiano Giulio Tremonti, ha oggi approvato un documento che fissa 10 principi condivisi dai 36 stati partecipanti. I legal standard fissati oggi a Parigi riguardano la gestione delle aziende e dei mercati, la lotta alla corruzione e più in generale una governance ispirata ai principi di correttezza, integrità e trasparenza. Il documento sarà prossimamente sottoposto all'esame del G20. Voltiamo pagina, agli esteri. La Corea del Nord ritiene il rapporto sull'affondamento della nave da guerra sudcoreana Cheonan non obiettivo e frutto di manipolazioni statunitensi. Secondo Pyongyang, le indagini che l'accusano dell'incidente infatti non sono credibili e per questo rifiuta il deferimento della vicenda al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Cresce il bilancio dell'attentato in due moschee di Lahore nel Pakistan. Sono almeno 70 i morti, mentre sarebbero 2000 i fedeli tenuti in ostaggio dai terroristi che armati di granate hanno assaltato i luoghi di preghiera del venerdì. L'azione è stata rivendicata dal gruppo terroristico dei Taliban pakistani. Ed ora la cronaca, linea dura dei vescovi sulla pedofilia. Il presidente della CEI, Angelo Bagnasco, è intervenuto alla chiusura dell'Assemblea Generale, avverte: se ci sono stati casi di insabbiamento, ora vanno superati e denunciati. Le denunce d'abuso sessuale, prosegue Bagnasco, sono situazioni così gravi che richiedono una risposta immediata. È un reato terrificante, sono pronto a vedere le vittime ogni giorno. Passiamo alla politica. Sulle misure da adottare per affrontare la crisi, il segretario del PD Pierluigi Bersani si dice disponibilissimo a discutere misure significative. In Parlamento c'è ancora la nostra proposta di riduzione del numero dei parlamentari, afferma Bersani, che tuttavia precisa: non si può tradurre la riduzione dei costi della politica in antipolitica. Chiudiamo con una notizia di musica. Lucia Dalla e Francesco De Gregori apriranno la quarta edizione dei Wind Music Awards. L'evento musicale si svolgerà stasera e domani all'Arena di Verona con la conduzione di Paola Perego e consegnerà il riconoscimento agli artisti che hanno venduto più album in Italia e all'estero. E per questa sera è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Sono
ore 19:10 ed RCP continua. Hai sentito che Paola Perego presenterà il Wind sì. Music Award? Non hai visto la pubblicità? Cicciolina presenterà il futuro giubileo allora. Ma non l'hai vista la pubblicità della Perego? No, non l'ho vista. Che si rotola nel letto. Radio City Planet. Continua. Radio City Planet. Notizia del cambierà il mondo che arriva dall'Indonesia. Un bambino di 2 anni fuma 40 sigarette al giorno. Dove cazzo l'avete registrato sto bambino? Invece che l'anagrafe ai marchi d'estate. Da Mainella, ma chi è? Figlio di Pietro Micca. Ma comunque, ascoltiamo Convergere in giambellino dei calibro 35. E poi ai nostri microfoni il cielo di Baghdad, che è arrivato proprio adesso in studio. Avete ascoltato Convergere in giambellino? Sembro il Papa, ma in realtà vi sto esponendo in webcam il disco del cielo di Baghdad, che nel pieno del loro tour li abbiamo pizzicati a passare anche per il Sannio. Infatti saranno domani sera in concerto al Morgana Music Club e poi, se non sbaglio, metà giugno, il 12 se non erro, al Mamas di Telese Terme. Do il buonasera al cielo di Baghdad. Ciao a you. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Che piacere avervi qui finalmente. Ci stiamo inseguendo da qualche settimana. Prima di tutto mi scuso perché ho un messaggio che arriva da Londra, quindi ci do priorità visto che oggi parliamo dello pseudo regime italiano. E c'è Gelsomino, pensate, ci scrive da Londra e dice: ma quando tapperà quel cesso, ictus, infarto, noi ti invochiamo. Beh, insomma, una macumba la faremo anche noi. Ci aggiungiamo a lui. Sottoscriviamo. Esatto. Allora, ragazzi, io sono stato tra quelli che vi ha votato al Keep On Contest che avete vinto. Non so se sia stata una cosa buona o meno vincere sto concorso, che comunque vi ha portato a suonare per mezzo stivale e tra l'altro anche vi ha costretto a noleggiare un camper. Esattamente. Beh, adesso invece ci ritroviamo dopo
dopo essere stati al MEI insieme proprio a questo contest che organizza PON, che è una fanzine di locali italiani e che vi vede protagonisti. Beh, insomma, raccontatemi un po' come si è evoluto fino ad oggi questo tour. Spiegare il tour adesso con due parole non è semplice. No, ma te ne puoi cacciare anche una trentina. Perché succede di tutto in camper. Cioè abbiamo personaggi illustri del Sannio che ci accompagnano e noi dall'agro aversano non è che scherziamo, quindi la somma puoi immaginare cosa può accadere. Una bella insalata Vista. Con un po' di tutto. Abbiamo il Enrico Falbo che guida, quindi già... Ovunque arriviamo, in qualsiasi città, c'è questo alone magico che troneggia nel camper. Ci porta in giro. Voglio dire, insomma, il tour adesso, a prescindere dalla comunità di un camper rumeno, come dicevo, vi ha portato davvero in tante località italiane. Ne avete macinati di chilometri. Tra l'altro, voi fate un genere che è sempre un'arma a doppio taglio in Italia. Adesso non lo so se, insomma, è una mia impressione. Condividiamo. Post-rock, in genere, la critica o ti esalta o ti rompe le balle. Non trova mai vie di mezzo. Io adesso non so come si comporta con voi. Io parlo da profano, però il vostro disco lo adoro. Infatti, i vostri brani sono perennemente programmati qui su Radio Città Benevento. Disco che è uscito nel 2008, giusto? Sì. Export for Malinconic, che vi consiglio ancora, si trova anche, insomma, in download digitale, se non sbaglio, se volessero scaricare pagando una cifra irrisoria. Beh, diciamo, a partire da questo disco che, diciamo, era nato con una formazione che poi si è modificata in corso, strada facendo. Raccontami pure un po' come è stata questa metamorfosi. Ma è una metamorfosi naturale, più che altro, perché non è che ci abbiamo pensato in questo momento facciamo così oppure decidiamo così. Strada facendo ci siamo ritrovati a viaggiare più o meno con questa formazione, ognuno per un motivo o per un altro, chi ha abbandonato, chi sta in pausa, chi si è innamorato, chi si è sposato, più o meno siamo in questa formazione. Quindi c'è stata la Yoko Ono di turno? Sì. C'è passato pure ovunque andiamo a suonare lasciamo qualche segno. Lì abbiamo sposato uno. Ah, bene, quindi... ottimo. Beh, insomma, un sodalizio, vabbè, ma non fa mai male. Tra l'altro, diciamo, la formazione poi si è arricchita con l'ingresso di un noto figuro della musica sannita, che è il nostro Giulio Cestrone. Che se si avvicina al microfono ha anche una voce. Lo so che è abituato a suonare la chitarra, non canta, però. Dai Cestrone. Buonasera. Niente, in realtà no, la storia con loro è bella, è una storia molto bella. Perché noi ci siamo conosciuti nel 2004-2005. Puoi anche sbagliare, tanto nessuno ti può contraddire, come vuoi. No, non ricordo. Tranne Wikipedia che ci ha aggiornata sta che cosa. Ci prende. Quando con Enrico, tra l'altro, organizzavamo questo festival nel castello di Apice Vecchio, lo Stonefree Festival, che adesso purtroppo non organizziamo più. I bei tempi della musica indipendente. Bei tempi della musica indipendente del Sannio. E niente, ci siamo conosciuti perché noi, in quanto, diciamo, organizzatori, notammo questa band che ci piaceva e quindi li invitammo. Anche perché mai ti aspetti, diciamo, che arrivi dall'agro campano una band che ti ricorda per sonorità un po' i Sigur Rós, che ti trasporta un po' ad immaginare mondi diversi nel loro suono. È difficile trovarsi. Avevamo un pezzo che si chiamava Apice. Esatto. Non potevi sbagliare. Quindi noi fummo, diciamo, entusiasti di chiamarli. Allora loro viaggiavano in tre, cioè con Luca, che è ancora in automobile. In automobile. E Giovanni, che adesso per altri motivi, insomma, ci ha un po' abbandonato. E per cui ci siamo conosciuti nell'ambito del festival, e da allora siamo diventati amici. Poi piano piano abbiamo cominciato, io e Nicola con Enrico abbiamo costruito un progetto insieme che era Lamy in the Sky, che era molto più improntato su sonorità elettroniche, vicino un po' a quello che facevano loro, ma anche era una via di mezzo, ma anche un po', diciamo, al compromesso, a quello che io e Enrico in quel periodo stavamo facendo. Quindi abbiamo dato vita a questo progetto, abbiamo fatto qualche live, qualche live entusiasmante. Poi dopo è nata l'esigenza di col cielo di Baghdad di avere un bassista e soprattutto un amico, quindi Giulio era perfetto in quel caso. È stato una cosa molto naturale. Molto naturale. Siamo praticamente. Siamo come i cani, ci accoppiamo facilmente.
siamo liberi di accoppiarci. Questa me la scrivo, siamo come i cani, ci accoppiamo facilmente, è meravigliosa. Potrebbe essere il titolo di un altro pezzo, insomma. Ma perché no? Poi, voglio dire, è vero che il loro arrivo è stato in corsa per il cielo di Baghdad, però immagino che quando sarà pronto il prossimo disco, molta mano ci sarà anche della terra sannita. Assolutamente sì, ma spero di registrarlo in terra sannita. Io mi sento a metà sannita, mi sento tifoso beneventano. Bene. Domani Giulio suonerà con la maglietta della Curva Sud. Davvero? Sì, però mette la giacca per essere un po' più figo, sennò cazzo non sembriamo di Milano, eh? È vero, cioè, oggi per far bella figura sei di Milano metti la maglietta del Benevento, due cose con la scritta fino alla fine. Esatto. Oppure ne ho vista una, noi ti fiamo Benevento T di recente, copiata dai napoletani, ovvio, perché ovvio. Va bene. Un buon speech. Allora sabato ci aspetta il vostro live, che come dicevo ho già avuto la fortuna di seguire in altre occasioni. Prima di parlarne anche del set live del cielo di Baghdad e magari anche delle future date, ma anche dei progetti futuri, perché ho avuto exit poll da un uomo che a volte si sente un albero che ieri si è sbottonato, non vi dico altro ragazzi, tra un po' sentirete. Prima, giusto per rifarci le orecchie col suono del cielo di Baghdad, ascoltiamo Savior Forest dal loro ultimo disco.
Avete ascoltato Savior Forest, loro sono il cielo di Baghdad, che sono qui in studio, dagli studi di Strawberry Road, ovvero via Fragola 7, dove è Radio Città Benevento, il cielo di Baghdad. Abbiamo ascoltato questa canzone bellissima, un crescendo puro, semplice, ma altrettanto intenso dal loro ultimo disco che vi consiglio ancora. E volevo chiedere a Nicola, visto che qua la situazione si è arricchita con l'altra percentuale sannita del cielo di Baghdad, che saluto, che è Enrico Falbo. Buonasera, come sempre a brandire robe liquide. Dicevo, dopo aver ascoltato questo brano, certo, giustamente quando fa caldo fai baby beans, mi sembra il minimo, così fai le ricotte. Dicevo, volevo anche sapere come nasce una canzone del cielo di Baghdad, ad esempio questa Savior Forest che abbiamo appena ascoltato, come è venuta fuori? Una bella domanda. Dal punto di vista concettuale, è nata nel periodo in cui Enrico ci parlavamo al telefono e ci diceva che stavano facendo una discarica di fronte a casa sua. Ecco. Quindi lui non pensava più alla musica, ma aveva solo quel problema sociale, che è purtroppo un problema grosso. Dal punto di vista musicale è nato aggiungendo e sottraendo i nostri suoni in studio. Ci siamo messi là, abbiamo provato per un po', poi viene naturale. Beh, diciamo che l'attitudine è anche molto jazz, se vogliamo, no? C'è una base di improvvisazione magari. Sì, molto, perché comunque non nasce mai il pezzo da una persona che arriva con un'armonia ben precisa, perché non essendoci cantato, quindi è lì suonato per ore e poi alla fine tiriamo fuori quei 3 minuti che ci convincono. Beh, certo, poi tra l'altro è bello anche le ambientazioni, diciamo, che riuscite a costruire con la musica. Quindi non è facile dare anche un senso sopperendo al fatto che non ci sia la voce di quello, infatti, che si intende in un brano, però con l'armonia. Ma che... guarda, anche tra di noi, quando siamo in fase compositiva, io ci tenevo sempre a sottolineare immagini di film oppure immagini che ci fossero successe qualche giorno prima, per capire l'emozione che stavamo cercando di trasmettere con la musica, oppure dipingere un paesaggio. Certo. Più o meno era quello il concetto quando siamo in studio. Tra l'altro la vostra musica, bene, si abbraccia anche altre forme artistiche, come può essere la cinematografia, ma se vogliamo anche la pittura, l'arte in genere. Abbastanza, ecco. Abbastanza. Che, se non sbaglio, anche durante i vostri set dal vivo ci sono proiezioni. Sì, ci sono delle proiezioni realizzate in 8 mm, recuperate un po' in tutto il mondo. È stato un po' difficile qualche autorizzazione, però abbiamo questi video 8 mm che ci accompagnano, che Enrico ogni volta esige assolutamente, perché dice no dobbiamo, perché dove vai, a volte non c'è il proiettore, certo, è sempre un problema, però le immagini ci sono. Beh, diciamo, molto attinge anche dalla natura, se vogliamo, il vostro suono, no? Come dicevamo già. Perciò abbiamo aggiunto Enrico Falbo con noi. È vero, l'uomo più silvestre della musica italiana. Enrico Falbero. Falbero. È vero, cioè, voglio dire, anche una mano del Falbo qui, insomma, sostanzialmente si sente anche dal punto di vista, come dicevamo, silvestre. Visto che lui poi, tra l'altro, è uno sperimentatore, cioè trova strumenti di ogni tipo. Ad esempio, racconta pure l'ultimo. Mi piace che... sperimentare, insomma, cioè cercare suoni più che altro attraverso strumenti acustici. Se me lo dici nel microfono. È davvero il top del top, puoi anche metterlo in braccio come Rockefeller, tipo la birra lo devi mettere. Cioè, di cercare, diciamo, strumenti particolari, va, che abbiano comunque delle sonorità che diciamo non usuali. Beh, no? Se non sbaglio, dal vivo tu suoni anche l'armonium, no? Sì, l'armonium, che è uno strumento diciamo molto antico, abbastanza antico, anzi. Quello che ho risale al 1901, cioè, per dire, comunque chi sta piangendo per questo armonico? Un organetto, in pratica, sì, manovella, quindi va ad aria. E, mi piace per il suono, diciamo, evocativo e mistico, quasi direi. Perché, voglio dire, un suono che può ricordare l'organo, i vecchi organi armonium che stavano pure nelle chiese a pedali, però quello che era a manovella, quindi è anche più vicino al folk, quindi vicino più a un organetto come suono, no? Sì. E poi va bene, comunque mi piace, cioè ci sta bene nella musica del cielo di Baghdad, in quanto comunque dà quella componente, arricchisce di quella componente acustica la musica che di per sé già è elettrica, elettronica. Cioè, c'è un bel contrasto tra con la viola, attraverso poi l'uso comunque di questi strumenti acustici, oltre alla chitarra elettrica. Comunque. Lui è la parte naturale del gruppo. Certo. Noi, essendo più metropolitani, siamo influenzati dallo smog, da altre cose. È la parte panista, ecco, cioè, in senso stretto. Enrico è la parte naturale. Mentre ci vengono rime strane. È un giocherellone. Cioè. Tu lo vedi, dici, lui è un giocherellone. Lui è un giocherellone. Sì, sì, sì. Invece, domani sera suonerete anche qualche cosa di inedito?
Sì, forse sì, sicuramente. Come sì, vigilia, sì, eh? C'è qualcosa di inedito. C'è solo una vedo ferrato sull'inedito. Lasciati pure andare, sbottonati. Sbottonati pure, giusto. Domani abbiamo un nuovo elemento nel gruppo che ci sta accompagnando in queste ultime date, perché appunto, come ricordavamo prima, Giovanni si è innamorato a Piacenza, uno dei fondatori del Cielo, pianista, per cui ci sarà Fausto Tarantino con noi, che ci sta accompagnando nelle ultime date, quindi c'è anche un po' di improvvisazione e di free in alcune parti. Beh, diciamo. So che è tosta, ragazzi, perché insomma, in Italia la crisi del mercato, la discografia, insomma, la musica non viene promossa come si dovrebbe, però penso già stiate lavorando a qualcosa di nuovo, disco o cose del genere. Ma per ora decidiamo i tempi, nel senso non tecnicamente abbiamo pensato a qualcosa di nuovo, però ci stiamo dando dei tempi, nel senso cerchiamo, troveremo qualche giorno per chiuderci in studio, c'è Grande Mago Music Farm, un luogo dove poter stare lì immerso nella natura, immersi nella natura, naturalmente. Caso, sì, ma non a caso ci faremo influenzare da Falbo, nel senso ci stiamo falbando tutti. È un virus musicale, Stomo, davvero. Sì. Beh, invece il vostro tour continua, come dicevo, domani sarete al Morgana Music Club, poi fino a Telese, quante date ci sono di mezzo? Poi abbiamo Settimo Milanese l'11 giugno e il 12 a Telese al Mamas, e poi ad agosto abbiamo un festival che si fa a Frigento, in provincia di Avellino, con il Teatro degli Orrori. Zen Circus, Giorgio Canali, Diaframma. Giorgio Canali, Diaframma, un bel festival, non ricordo bene come si chiama. Festival, si chiama People in qualcosa. People Involvement. Sì, una cosa, sì. Inglese. Vero. Ottimo. Beh, ecco, capisco perché non cantate. Scherzo. Invece, da fonti sicure che ho avuto, vabbè, vi ricordo che c'è il sito e anche il MySpace del Cielo di Baghdad, così se volete sapere oltre informazioni su di loro, ma anche date del tour, trovate tutto lì, penso, no? Sì, sì, sicuramente. All'ultimo secondo. Dicevo, so che il buon Nicola scrive anche degli ottimi testi, che però non inserisce almeno nei pezzi che compongono questo disco, però magari insomma in futuro un reading con il tappeto del Cielo di Baghdad non sarebbe male, eh? Ci stiamo pensando. Io scrivo per svizio, per comunicare sensazioni ad altre forse meglio. Poi ce l'hai lì, le cose, mi piace leggerlo, vorrei fare qualcosa con quelle cose, però mo vediamo col Cielo se riusciamo a integrare in modo adeguato. Beh, insomma, noi aspettiamo, pendiamo dalle vostre note. E per salutarvi e ringraziarvi, ci vediamo domani al Morgana. Ci vediamo al Morgana, non siamo a casa al Morgana, ci sentiamo a casa. Giocate in casa, poi sarà un tizio con la maglietta del Benevento, non potete mancare. Domani, tra l'altro, free access, ingresso gratuito per godervi un gran concerto, quello del Cielo di Baghdad, che riascoltiamo con A Day of Fool. Grazie ragazzi. Okay. Ciao, grazie Mario. Ciao. Thank you.
Radio Città. Spot. Prima fiera Città di Cervinara, 29 e 30 maggio 2010. Gastronomia, prodotti tipici locali, collezionismo, antiquariato, ceramiche, esposizioni d'auto d'epoca. La fiera si svolgerà ogni quarto weekend del mese per tutto l'anno. Simpatiche sorprese e giochi di intrattenimento saranno riservati ai piccoli ospiti. Prima fiera Città di Cervinara, 29 e 30 maggio 2010. Info al 333 4329 482 e 393 00 0650. Plurimarche Tomaselli Motors e auto nuove usate fuori strada di tutte le marche a prezzi super convenienti. È un'attrezzata officina meccanica computerizzata Bosch Car Service e tagliando in garanzia e post garanzia a prezzi scontati per tutte le auto nuove di qualsiasi marca e modello come Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes. E la garanzia non decade come afferma la normativa Monti. E convenienza e professionalità per impianti elettronici, satellitari e climatizzati. Plurimarche Tomaselli Motors, Viale Principe di Napoli 5153 Benevento. Telefono 0824 50 444. Messaggio rivolto ai commercianti e agli operatori del mercato. La pubblicità locale è una insostituibile fonte informativa che il consumatore ha per scegliere i luoghi dove si compra bene e a prezzi anticrisi. Sono gli ascoltatori delle radio locali i più affezionati clienti del mercato della tua città. Per vincere la crisi delle vendite, non affidarti agli stregoni della pubblicità e delle varie indagini d'ascolto. Scegli la tua radio locale. Sei sintonizzato su una delle emittenti più ascoltate del tuo territorio. Messaggio certificato dall'AREA, Radio Televisioni Europee Associate. Vieni ad incontrare il mondo. L'agenzia Viaggi e Turismo Cosimo Lombardi Viaggi realizza tutti i tuoi desideri. Per giovani, famiglie o gruppi, tutta l'esperienza e la professionalità ventennale di un tour operator che propone offerte imbattibili e le migliori mete turistiche, culturali, di divertimento o di relax. Cosimo Lombardi Viaggi, Via Nazionale 1, Pietrelcina, Benevento. Info 0824 991145. Cosimo Lombardi Viaggi è anche a Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti. Telefono 0824 47436. Sono le 19:38 minuti ed RCP continua. Radio City Planet. Radio City Planet. Continua, continua, continua. Radio City Planet. Radio City Planet. Radio City Planet. Ringraziando ancora gli amici del cielo di Baghdad, vi ricordo che domani sera saranno in concerto al Morgana Music Club. Non potete mancare, ragazzi, un grande live. E invece riprendiamo la nostra seconda ora prima dell'almanaco e poi anche del meteo di oggi di Radio City Planet. C'è questa news pubblicata sull'Ansa di oggi alle 18:54. Resta in carcere la pornostar Bulgari. Dopo uno spettacolo porno dinanzi ai minori, il GIP respinge la revoca della misura cautelativa. E insomma, questa svolge un servizio sociale, su, ragazzi. Questa svezza giovani e futuri maschietti. Sì. Come fai a darle torto? Vabbè, insomma, vedremo. Dopo vi leggo anche la news. All to feed the Pesh Mood. We are here. We can love. We share something. Your words and the kindness have set me free. Shame has a hold that has kept us frozen. We have the life that we breathe.
this world could leave you broken inside, with nowhere to hide. I'm hanging on to my pride. We are here. We've been chosen. We've been blessed with a place we need to find and then open. We are here, we can love, we share something. I'm sure that you mean the world to me. Si chiama All to Feed, dal loro ultimo album The Sound of the Universe. Loro sono Depeche Mode, del grande Dave Gunn, e noi torniamo on air perché ci sarebbe l'almanacco di oggi. Invertiamo i ruoli del palinsesto di Radio City Planet stasera, dopo aver ospitato il cielo di Baghdad, per sapere tutto ciò che c'è da sapere sul dio odierno con la nostra Ermi astrologica. Tremate. L'almanacco di oggi, venerdì 28 maggio, oggi ricorre Sant'Emilio Martire. Il sole sorto alle 5:40 e tramonterà alle 20:34. Al nostro Emilio del TG4 io la farei dopo. La luna è piena, si leva alle 21:30 e tramonta alle 5:37. Oggi accadde: nel 1953 a Hollywood viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale, una produzione di Walt Disney intitolata Melody. Melody. Nel 1973 per la bomba alla questura di Milano il numero dei morti sale a 4. Eravamo in pieni anni di piombo. Esatto. Nel 1978 scompare il musicista e direttore d'orchestra Enrico Simonetti. Nel 1982, dopo un lungo periodo di inattività, torna in servizio l'Oriente Express. Il mitico Oriente Express. Esatto, la rinascita del treno più famoso del mondo, infatti è segnata da un viaggio di 26 ore attraverso l'Europa. Che ancora è attivo l'Oriente Express, eh? Sì. Invenzioni importanti: nel 1912 viene inventata la prima nave a motore diesel. Bene. Compleanni importanti: nel 1945 nasceva John Cameron Fogerty. John Fogerty, storica, esatto, voce, chitarra e compositore, esatto, dei testi di una delle più grandi band di rock and roll della storia, che sono i Creedence Clearwater Revival. Esatto, io non sarei mai riuscita a dirlo come l'hai detto tu. Nel 1968 invece nasceva un'altra cantante, quindi auguri anche a lei, a Kylie Minogue. Che, se non sbaglio, lei è di Nocera, no? No, Kylie Minogue, la chiamano così, di Pozzuoli, Kylie Minogue, la chiamano così. È australiana. È australiana. Zomba. Per sì. concludere il proverbio del giorno: a chi piace il bere parla sempre di vino. Beh, non hai detto che oggi nasceva Ian Fleming, uno dei più importanti giornalisti di tutti i tempi. L'ho saltato? Sì, vabbè, il 1908, è nato il 28 maggio. Esatto. Però sei stata brava, grazie. Devo dirlo. E visto che oggi, insomma, è il genetliaco del grande Fogerty, non possiamo che ascoltare i Creedence Clearwater Revival alla Radio Città con Fortunate Son. E a seguire poi ci spariamo anche un po' di sano rock and roll cosentino con i Miss Freuden e la loro You Know Why, e poi torniamo ad RCP.
Richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet per i tuoi SMS 329-2171-661. Sponsor Computers World, tutto il mondo dell'informatica, a Benevento in Corso Dante 27. Assistenza e vendita di PC, portatili, accessori, hardware e software. Computers World e anche telefoni cellulari dual SIM, cartucce, toner e fogli per tutte le stampanti. Realizzazione di siti web e installazione di reti informatiche domestiche e aziendali. Computers World è l'unico rivenditore ufficiale del Sannio 2 AD Point e ti aspetta in Corso Dante 27 a Benevento. Info 0824-21-236. Computers-world.it. Solo da Computers World. Fotocamera digitale da 10 megapixel a 69 euro. Navigatore satellitare a 79 euro. Notebook dual core da 15 pollici e 6 con fotocamera a 379 euro. Telefoni cellulari dual SIM a 59 euro. Il cappellaio matto. Finalmente anche nel Sannio un vero pub in stile British. Al cappellaio matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Slalom, Newcastle. Il cappellaio matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il cappellaio matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. Il cappellaio matto ti aspetta venerdì 28 maggio con i live dei Send Return. Richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet per i tuoi SMS 329-2171-661.
Erano Miss Freulen, avete ascoltato You Know Why dall'ultimo disco The Secret Bond. Radio Città, è tempo di sapere il tempo, come sarà in questo weekend il cielo sulla nostra città. Darci le estrazioni meteorologiche sul Sannio per oggi e domani la nostra Ermuccia Giuliacci. Esatto. Le previsioni per oggi 28 maggio 2010, attendiamo il passaggio di addensamenti nuvolosi, non escludiamo nel corso della giornata qualche locale piovigine, ma ahimè è scampata la possibilità. Beh, sì. Temperature in diminuzione, venti deboli da sud-ovest con locali rinforzi. Le previsioni per domani 29 maggio 2010, attendiamo il passaggio di estesi addensamenti nuvolosi intervallati da qualche schiarita. Le nubi potranno essere associate a locali e deboli piogge, temperature stazionarie, venti tra deboli e moderati di direzione variabile. L'ultima temperatura registrata in città, in piazza Roma, dal termometro dell'ESIM è di circa 23 gradi, 22,65. Pensi anche di più? Sì, sì. Beh, oggi si boccheggia un po', eh? Abbastanza. Beh, sembra proprio arrivata la bella stagione, meno male. Il cielo dovrebbe mantenere in questo weekend. Invece vi parlo, come vi ho anticipato qualche istante fa, di questo bambino di 2 anni che già fuma 40 sigarette al giorno. La news arriva da Giacarta ed è di ieri. Le autorità indonesiane hanno aperto un'inchiesta sui genitori di un bambino di 2 anni che in un video su YouTube fuma una sigaretta. Il bambino, identificato nel video, secondo le indagini, sarebbe già tabagista ed ad appena 2 anni, e ad insegnargli a fumare è stato suo padre stesso. Secondo la stampa indonesiana, il piccolo avrebbe cominciato a fumare all'età di 18 mesi ed è arrivato a fumare 40 sigarette al giorno. La famiglia vive in un villaggio dell'isola di Sumatra. Sì, penso che lo metteranno al gabbio il papà, non lo so. Voglio sperare anche. Il padre ha anche dichiarato: non sapete che succede se gli chiedo di farmi un filtro. Andiamo avanti, c'è Fissazione, dal loro ultimo disco che si chiama Una vita non mi basta. Ci sono I Lombroso a Radio Città e a seguire anche La fame di Camilla con Buio e Luce. E poi torneremo per ricordarvi di un festival interessantissimo di cui Radio Città è partner, ovvero il Fasano Jazz Festival.
Richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet per i tuoi SMS 329-2171-661. Radio City Planet, la radio la fai tu. Suona qui e cerca di un'anima con cui dividere tutto quello che ho. Sono qui per trovare un riflesso che ti assomiglia un po', perché mi sento solo. Mi vedi che cerco pace nel cuore, ma so soltanto come evitare l'amore. Sognerò cieli sereni mentre il vento soffia su di me. Fingerò di non pensarti mentre satelliti, abbiamo bisogno di gravitare vicini. Guardami perché siamo uguali, lo sai che buio e luce sono figli del sole. Luce, la fame di Camilla. Questa puntata di Radio City Planet di oggi viene offerta da Birra Dreher. Vi ricordo di continuare a scrivere anche la prossima mezz'ora, che sarà anche l'ultima di questa settimana di RCP. E poi vi ricordo che a seguire, dopo di noi, c'è Time Machine, ovvero il meglio del rock storico italiano e internazionale, con il nostro Donato Zoppo in Rock City Nights alle 21.30. Ma prima devo salutare ancora gente che scrive a Radio City Planet. Oggi davvero tantissimi, sarà merito del cielo di Baghdad. Ringrazio e saluto anche il buon Agostino, che si complimenta per la scelta della band che abbiamo in studio. È stato culo perché si trovano a passare. Comunque sì, ottima, ottima scelta e come. Poi salutiamo anche, vediamo un po', insomma, c'è il nostro Riccardo Mirra da San Nazaro, che abbracciamo e salutiamo. Poi c'è Angelo Torre che continua a lasciarsi andare coi commenti sul regime italiano. Dice: ribadisco però che chiedo scusa ai nani e ai pelati, non hanno colpa se proprio loro hanno un rappresentante che ci governa. E poi dice anche: previsioni, piove, governo ladro, nano pelato e duce. E questo è quanto. Adesso invece ho da ricordarvi un'altra cosa importante. Radio Città anche per quest'anno è media partner di un grande festival, il Fasano Jazz 2010, che vedrà la partecipazione di tantissimi artisti di caratura internazionale. A partire dal 13 giugno a Fasano c'è Patrizio Fariselli con Aria, variazioni per pianoforte, storico pianista degli Aria, che durante la sua performance verrà anche proiettata la, ci sarà la visione di un film documentario, La voce di Stratos, quindi non ve la perdete. Poi il 4 di giugno Osanna e David Jackson, con la partecipazione di Gianni Leone del Balletto di Bronzo e Sofia Baccini dei Presents al Teatro Kennedy. Il 5 di giugno Carlo Morena e Ian Bellamy, e a seguire
seguire Richard Sinclair Birdies Band, ovvero per il compleanno di Richard Sinclair c'è il The Canterbury Executive Trio, e si esibiranno Richard Sinclair voce, chitarra e basso, poi Jimmy Hetzing, David Rhys Williams organo e pianoforte, e poi a seguire per completare l'8 di giugno Rita Marcotulli, Palle Danielson e Roberto Gatto per un trio da non perdere, sempre al Teatro Kennedy alle ore 21. Il costo dei biglietti è di soli 10 euro. Fasano Jazz Festival 2010 con Radio Città, non potete mancare. Vi ricordiamo i contatti. Gli sms sempre al 329-2171-661 oppure dal sito www.radiocitta.com all'area community, o telefonate 0824-313673. Pubblicità e poi torna Radio City Planet. Radio Città. Spot. Bar Maxins, nel cuore della città, tra la centralissima via Perasso e l'inizio del viale degli Atlantici. Circondato da monumenti, edifici storici come la Rocca dei Rettori, il Palazzo del Governo e la Camera di Commercio. Il Bar Maxims, nato nel 1957, è uno dei più antichi bar della città di Benevento. Ottimi aperitivi e originali cocktails. Ampio dehors con 50 posti a sedere. Bar Maxims, via Perasso Benevento, con servizio esterno. Telefono 0824 31 65 45. Bar Maxims, da un tempo come un tempo. Operazione PSP, partenza sicura Pinto. Prima di intraprendere un viaggio, pensa alla sicurezza della tua auto. Oltre ai piedi per terra, ricordati che hai anche le ruote. Non scivolare sulla superficialità. Controlla lo stato dei tuoi pneumatici. PRG di Giuseppe Pinto controlla gratis la tua auto e ti mette in sicurezza. PRG è a Benevento, in via Napoli 247. Telefono 0824 61 588. File, attese estenuanti, carte bollate, timbri. La pubblica amministrazione sta cambiando. Con la PEC, la posta elettronica certificata, puoi partecipare a concorsi, richiedere e ricevere certificati direttamente dal tuo PC, con email che hanno lo stesso valore della raccomandata. Professionisti e imprese già lavorano con la PEC. Comincia anche tu. Richiedi gratuitamente agli uffici dell'INPS e dell'ACI la tua casella di posta elettronica certificata. Una pubblica amministrazione moderna ed efficiente è un diritto. Usa la PEC. Trovi gli indirizzi delle amministrazioni sul loro sito web. Sono le 20 e 4 minuti ed RCP continua. Continua, continua, continua. Radio, 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 continua. Radio City Planet. Due anziani coniugi sepolti vivi dalla spazzatura. News di oggi sull'ANSA che arriva da Washington. E meno male, perché quando Bertolaso l'ha saputo ha avuto un momento di mancamento. Poi hanno detto che era Washington. Ah, meno male, povero Guido. Invece ci sono Giuliano Palma, Blue Beaters e Melanie Fiona con Nuvole Rosa. E poi le cose curiose dal mondo che tornano anche questa sera. Sarà il compendio perché sono le ultime della settimana. Mi ricordo di averti vista al Bois, tra la gente di fretta che non sa mai dove va. Un gatto il pretesto per parlare tra di noi. Le tue mani, i tuoi occhi non li ho scordati mai. Nuvole rosa che sembrano in posa per me. Mi serve una scusa per rimanere un'ora senza te. Nuvole rosa e non mi ricordo perché. Mi serve una scusa. Continuously, nuvole rosa,
with you every night and day. Giuliano Palma e Blue Leaders insieme a Melanie Fiona, avete ascoltato Nuvole Rosa in diretta a Radio Città Benevento. Nella nostra ultima mezz'ora, come sempre, iniziamo a parlare di cose curiose dal mondo, vere e curiose, ma soprattutto buone notizie che ogni giorno scuoviamo in rete, fatti veri perché citiamo sempre da fonte, infatti il nostro motto è cliccare per credere, ma soprattutto anche oggi come sempre potete segnalare le vostre news flash con un'email a radiocittà@gmail.com. Le news flash, ovvero cose curiose dal mondo. Mark Gasson, segnatevi sto nome perché se mai vi dovesse capitare di incontrarlo, tenetevi alla larga, è il primo uomo al mondo infettato a scopo scientifico con un virus informatico. Ha contaminato un microchip con un virus per computer e se l'è fatto impiantare direttamente nel braccio. Grazie a questa ricerca si potranno trovare nuovi sistemi di sicurezza per proteggere pacemaker e impianti vari dagli attacchi degli hacker. Forse dovranno formattarlo. La fonte è Corriere.it. Andiamo avanti e parliamo di polizia, di Tarquinia che arresta Gesù Cristo. L'uomo 35enne è stato fermato in evidente stato di ebbrezza mentre barcollava per strada. Agli agenti ha dichiarato di essere Gesù Cristo, guadagnandosi una denuncia per aver fornito false generalità. Eppure il vino era riuscito a moltiplicarlo. La fonte ansa.it. Il mal di testa si cura con il cellulare. Se ne parlerà al meeting europeo di Mirgen Airways Day di Madrid. La nuova tecnica, riporta Repubblica.it, rivoluzionerà il rapporto con la malattia attraverso una sinergia computerizzata fra paziente e medico grazie all'uso del telefonino. Basterà telefonargli. Questa è la sostanza, diciamo. Greenpeace salva foreste. Dopo l'incursione pacifica di alcuni attivisti di Greenpeace al Salone del Libro di Torino, Feltrinelli ha annunciato che da ora in poi stamperà i propri libri solo su carta certificata FSC, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile. Anche tra gli altri, tra gli editori Minum Fax, Stampa Alternativa e Baldini Castoldi e Dalai, qualcosa si muove verso la direzione giusta ed è un'ottima notizia. Buone notizie stavolta biodegradabili. Dal 1 giugno 2010 nel comune di Verona diventerà obbligatorio utilizzare materiali biodegradabili per le consumazioni nelle manifestazioni in suolo pubblico. Durante sagre, feste e manifestazioni sportive bisognerà usare solo stoviglie di origine vegetale biodegradabili. La fonte è di Consum Verona. E chiudiamo con Bye Bye Blue Car. Anche in Gran Bretagna è iniziata una manovra per tagliare la spesa pubblica. Il primo provvedimento riguarda le auto blu. Da ora in poi, ministri e sottosegretari non avranno più a disposizione un autista dedicato e per recarsi al lavoro dovranno utilizzare i mezzi pubblici, i piedini e la propria auto. In treno e in aereo viaggeranno solo in seconda classe. Anche in Italia il ministro Brunetta ha annunciato un taglio alle auto blu. Nel nostro paese ce ne sono 629.000 con un costo annuale di 21 miliardi di euro. Per rendersi conto delle situazioni basta pensare che negli Stati Uniti circolano 73.000 auto blu, 65.000 in Francia, 55.000 nel Regno Unito, 54.000 in Germania, 44.000 in Spagna. Meritiamo un posto nel Guinness dei primati perché siamo i più spendaccioni. I News Flash tornano lunedì. Adesso vi beccate un po' di musica allegra, Marco Cagliari con Che la vita camminar, e a seguire, come sempre su Radio Città, c'è anche Max Gazzè, che in settimana ha suonato a Bitolano un gran bel concerto con la sua Mentre dormi, e poi le news della nostra Ermi. Esatto. Che la vita si scurrisce, che la vita se ne va, la mia voce se ne frega, ma il mio cuore non se va. Tu mi dici che la vita, ogni passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminar, camminar. Che la vita si schiarisce, che la vita se ne sta, la mia voce se ne frega, ma il mio cuore se ne sta. Tu mi dici che la vita, ogni passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminar, camminar. Un passo in fronte nell'altro per te. Sembra dura che la vita vuol fermar, la mia voce se ne frega, ma mi corre può gridar. Tu mi dici che la vita, ma i passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminar, camminar.
la vita mi fa ridere come mai. Delle volte non ci penso, mio sospiro mi fai guai. Tu mi dici che la vita, ogni passo che farò, devo mai guardare indietro, devo solo camminare, camminare. Un passo in fronte e l'altro per te. Camminare, più forte, più svelto che l'anima. Canzone preferita a Radio City Planet per i tuoi SMS 329-2171-661. Sponsor Computers World, tutto il mondo dell'informatica, a Benevento in Corso Dante 27. Assistenza e vendita di PC, portatili, accessori, hardware e software. Computers World è anche telefoni cellulari dual SIM, cartucce, toner e fogli per tutte le stampanti. Realizzazione di siti web e installazione di reti informatiche domestiche e aziendali. Computers World è l'unico rivenditore ufficiale del San 2 a D Point e ti aspetta in Corso Dante 27 a Benevento. Info 0824 21 236. computers-world.it. Solo da Computers World. Fotocamera digitale da 10 megapixel a 69 euro, navigatore satellitare a 79 euro, notebook dual core da 15 pollici e 6 con fotocamera a 379 euro, telefoni cellulari dual sim a 59 euro. Il cappellaio matto. Finalmente anche nel Sannio un vero pub in stile British. Al Cappellaio Matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Slalom, Newcastle. Il Cappellaio Matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il Cappellaio Matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. Il Cappellaio Matto ti aspetta venerdì 28 maggio con i live dei Send Return. Clicca a www.radiocittà.com area community e richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet. Radio City Planet, la radio la fai tu. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita. Ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi. Se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima,
questa notte senza luna adesso vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Adesso vola oltre tutte le stelle, alla fine del mondo vedrai i nostri sogni diventano veri. Mentre dormi, Max Gazzè a Radio Città, nel giorno in cui, dopo 15 anni, anzi 17, dal delitto Claps, viene arrestato nel minore estivo, risulta che c'è un uomo che ha scontato 16 anni in carcere ed era innocente. Esatto. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha deciso la revisione del processo a Carmelo Bartone, 61enne, condannato a 16 anni per omicidio, accusato di aver ucciso nel 1987 Rosario Vassa, che prima di morire in ospedale riferì come a sparargli era stato Bartone. Per alcuni pentiti l'uomo lo aveva accusato solo perché Bartone gli doveva 24 milioni. L'imputato si dichiarò innocente ma fu condannato. A metà anni 90 più pentiti dissero Bartone innocente e autore del delitto risultò Ferdinando Vadala. Hai capito? Vadala. Vadala. Ma Vadala. Con l'accento sulla... Roger Waters sarà in concerto in Italia nel 2011, l'ex leader dei Pink Floyd porterà a Milano il suo spettacolo The Wall Live, che ripropone dal vivo lo storico doppio album dei Pink Floyd The Wall, pubblicato nel 1979. Waters esibirà in due imperdibili date, il primo e il 2 di aprile 2011 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. E nell'attesa noi ci godiamo una The Great Gig in the Sky dannata, diciamo così, no? Pensate che la tipa che ha fatto la vocalist in questo pezzo all'epoca dai Pink Floyd fu pagata una somma del tipo $33 per cantare in questo Pensate. Brano. Cioè, vi rendete conto? Uno dei pezzi che ha fatto la storia della musica. Bah. Thank you.
era The Great Gig in the Sky. Ci siamo schiariti la voce anche noi, benedico. Dai Pink Floyd, perché Roger Waters il 1 e il 2 aprile 2011 sarà in concerto ad Asiago a Milano, torna a portare il suo The Wall Live, storico concerto ispirato ovviamente al disco dei Pink Floyd del 1979, che appunto Roger Waters, insomma, ne è stato uno dei fautori. Noi invece siamo quasi agli sgoccioli, non so se abbiamo news conclusive. Sì. Ah, sentiamo. Non solo cocaina, marijuana, pasticche, i giovani sono dipendenti pure da internet, cellulari e gioco d'azzardo. Uno su cinque sono dipendenti dalle nuove tecnologie, uno su dieci quelli a rischio patologia per il gioco. Questi dati dell'Università di Palermo e CNR di Pisa su un campione di 2200 studenti. Il 22% ha atteggiamenti immersivi al computer, uno su due gioca d'azzardo pure i minori e uno su dieci è patologico. Il fenomeno è in aumento anche tra le ragazze. Grazie cara, troppo buona. Invece parliamo di tutt'altra cosa. Cristina Donà sarà in concerto anche per questa estate, continua il suo tour in attesa che poi arrivi il suo disco il prossimo autunno. Di preciso, Cristina Donà continua a suonare il 25 di giugno, sarà a Carmignano, poi a seguire il 26 a Foligno, il 4 di luglio a Ebrezzo, l'8 di luglio invece a Campi Bisenzio in provincia di Firenze e il 9 di luglio 2010 Cristina Donà calcherà il palco Sannita qui a Benevento, sarà in concerto Cristina Donà all'Arco del Sacramento. Nell'attesa noi ce la ascoltiamo dal suo ultimo disco, anzi penultimo, la quinta stagione, Universo, in attesa che arrivi il 9 di luglio. Parlami dall'universo, di un codice stellare che morire non può, di anime in continuo mutamento e abbracci nucleari estesi nell'immensità, dove tu mi stai aspettando adesso dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso. Stellare che mentire non può, cadono nel vuoto in un momento, miliardi di segnali che accendono l'immensità, dove tu lo sai che poi mi perdo dentro una vertigine e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso, perché niente è cambiato, anche se tutto sembra diverso. Tempo, sino a ritornare.
tutto è lo stesso e tu sei dentro una vertigine che danza. Cristina non ha la sua universo perché il 9 di luglio sarà in concerto all'Arco del Sacramento a Benevento, a circa 100 metri linea d'aria dalla sede di Radio Città, e non sarà da sola perché si accenderà un interessantissimo festival il prossimo mese di luglio a Benevento, organizzato anche da alcuni nostri amici, ma non aggiungo altro, ecco. Facciamo i complimenti per la scelta, perché oltre a Cristina Donà saranno tanti nomi interessanti che approderanno a Benevento, esatto, giusto qualcuno, perché certo, tipo 24 Grana e perché no, anche il Grande Dente, poi sentirete. Abbiamo finito. Oh, you touch my La sigla di chiusura è il nostro Gunther. La dedichiamo a Cestrone, che è stato qui, è lui che ce l'ha fatto conoscere. Esatto. Vi ricordo che Radio City Planet torna domattina in replica. La potete riascoltare questa puntata alle 6.30. Torniamo in diretta lunedì alle 18.30. Nella notte fra sabato e domenica c'è il meglio di Radio City Planet all'una circa. Grazie al cielo di Baghdad, che è stato con noi a presentarci il loro live di domani sera al Morgana Music Club. Free access per tutti, non mancate. Un grande concerto per una grande band che ringraziamo ancora. Grazie anche alla mia Ermuccia. Buona serata a tutti, buon weekend, a lunedì. Beh, certo, anzi no, con me ci risentiamo domenica. Vi ricordo, esatto, che c'è Yam che in mana alle 16 in diretta, seguiamo Varese Benevento, gara di ritorno dei playoff della Lega Pro Girone A. E invece dopo di noi alle 21.30 c'è Rock City Nights con l'egregio amorevole e amabile Donato Zoppo. Non ve lo perdete, sarà una grande puntata dedicata a Time Machine, la storia del, esatto, rock italiano e internazionale. Vi ricordo come sempre di restare con Radio Città e di, se volete, trovare anche le nostre interviste per riascoltarle quando volete in podcast al sito sagnonews.it. Nel rinnovarvi saluti e l'augurio di un felice weekend, magari di musica pura e dura con Radio Città o con i vari live che vi consigliamo, vi lasciamo agli Stereophonics con la loro nuova Innocent. Grazie ancora a tutti e buona serata. Ciao! Drunk and high got the better of her mind. Jenny died. The setting sun with music on the wrist and day was on. You can't see with the sun in your eyes. You're innocent. You think everything is possible. In the first time, one of us never made it home that night. Easy lad, someone said, give the stuff a try. Jenny tried. The railway bridge, the river flowed with shallow water down below. You can't see. You're innocent. You think everything is possible, and nothing's gonna get you, baby. Everything is touchable, and nothing's gonna beat you in this life. It's I'm a sailor.